Brutto episodio di cronaca al quadrivio di Campagna, dove un tentativo di furto in abitazione è stato sventato da un minore aggredito da tre ladri. Purtroppo è accaduto un fatto increscioso e penso sia necessario diffondere il più possibile, dare più possibile risonanza a questo episodio. Ieri sera c'è stato nell'abitazione della mia famiglia, un tentativo di furto da parte di tre persone che incappucciate hanno aggredito mio fratello di 14 anni, un ragazzino di 14 anni. Che zona più o meno? Via Piantito, la frazione, il quadrivio di Campagna. Quindi suo fratello si è accorto dei ladri e loro hanno inveito su di lui, Sì, picchiandolo, giusto? esatto. Mio fratello è stato attirato da un rumore metallico e incuriosito dal rumore, siccome stava ritornando da un'esibizione musicale fatta con la scuola, in quanto frequenta il liceo musicale. Ritornando è stato attirato da questo rumore metallico e pensava fosse un cane, un animale domestico comunque. E non si aspettava ovviamente di trovare tre persone che per spaventarlo l'hanno aggredito, l'hanno colpito alla nuca. Ovviamente se ne è andato in ospedale avete sporto denuncia. Sì, esatto, sono stati chiamati i carabinieri, allertate ovviamente le forze dell'ordine, l'ambulanza e stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna, clinicamente non è sorto alcun tipo di problema, è soltanto che ovviamente parlando, ripeto, ci tengo a sottolineare di un bambino di 14 anni, perché si è bambini, ragazzini di 14 anni, il trauma è stato forte, quindi cioè, sicuramente lo segnerà per una lunga parte della Diciamo, sua vita. prognosi inferiore a una settimana, ma il danno psicologico Sì, rimane, giusto? esatto.